Buongiorno, cari telespettatori, come state? Speriamo bene, ci stiamo avvicinando sempre di più al clima natalizio, siamo tutti di corsa per comprare regali e regalini, ma noi siamo sempre qui. Il nostro numero di telefono è 0131 23 10 92 per chiamarci e per parlare con noi. Sono tanti i temi di discussione, come sapete potete affrontare tutti i temi di discussione che volete. Se guardiamo specificamente a quello che magari succede ad Alessandria, nella città di Alessandria, dalla quale vi stiamo parlando noi come redazione di Telecity Piemonte, c'è in atto di nuovo un dibattito sul possibile spostamento del mercato di Piazza Garibaldi in Piazza della Libertà. Quelli che hanno una certa età come me si ricordano che già una volta, tanti, tanti anni fa, il mercato era in Piazza della Libertà, poi è stato spostato in Piazza Garibaldi e ad ogni cambio, magari non solo di amministrazione, ma magari ogni decennio, viene fuori l'argomento di discussione se sia o meno il caso di riportare il mercato di Piazza Garibaldi in Piazza Libertà, forse anche complice il fatto che ci sia stato questo restyling importante della piazza centrale, evidentemente ha indotto alcuni a pensare che lì si potrebbe riportare il mercato. Staremo a vedere, naturalmente gli argomenti di cui parlare sono tanti, li decidete anche voi e allora sentiamo chi ci ha chiamato per primo. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, Buongiorno, io sono Massimo di Alessandria. dica. Volevo chiedere una cosa, dato che vedo anche stanotte hanno bruciato dei cassonetti qui in corso Karl Marx, Sì. mi chiedo come mai non si torni al passato, Mi cioè ad chiedo come mai, esempio scusi? non si torni al passato, Ah, cioè? cioè con i vecchi cassonetti di ferro, no? Ah. Perché vedo che continuamente li bruciano e quindi a scapito anche dell'ambiente e di tutto quanto. Certo, va Volevo bene. sapere come mai non viene risolto questo problema, perché purtroppo i delinquenti sono sempre di più. Certo, va bene, grazie, grazie. Allora, guardi, chiederemo anche noi, però credo che in realtà il problema sa qual è. Il problema non è tanto una questione di sei cassonetti, almeno a mio parere, ovviamente, perché ne sto parlando io, quindi le posso dare solo il mio parere. Il problema è che ci sono in giro un sacco di cretini che non sanno che cosa fare di notte, quindi vanno in giro a bruciare quello che è il bene pubblico. Perché poi è vero che lei dice se i cassonetti non fossero di plastica, probabilmente avrebbero meno infiammabilità, eccetera. Questo è vero, ma il problema è che spesso e volentieri poi si vede che su quelli che erano una volta i cassonetti che si mettevano fuori ed erano di acciaio, i cretini di cui parlavo prima svuotano, buttano per terra il cassonetto e danno fuoco a quello che c'è dentro. E il problema appunto sono i cretini che girano di notte e non trovano di meglio da fare che questo, non sapendo, non pensando evidentemente che bruciano qualche cosa che è un bene pubblico e quindi che pagheranno anche loro e se sono giovani che pagheranno le loro famiglie. Perché poi insomma, sono tasse che arrivano e che paghiamo tutti noi, perché bisognerà rimettere di nuovo degli altri cassonetti, ricomprarli, eccetera, eccetera, eccetera. Chiederemo però naturalmente a chi di dovere se questo può essere un'idea per evitare il gesto dei cretini. Probabilmente potrebbe essere anche una soluzione fare i cassonetti esterni che sono completamente chiusi, come ci sono in molte città, anche in Piemonte, per cui si apre il cassonetto soltanto con il chip che uno scarica perché è di quella zona e quindi ha il chip che corrisponde al cassonetto. Allora forse quello sarebbe la soluzione per evitare questi atti di vandalismo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno Domenico. Domenico, dica. Chiamo d'Alessandria. Sì. No, c'è anche, allacciandomi a quello che ha detto quel signore, Sì. corso Carlo Marx, oltre al cassonetto c'è anche delle Sì. macchine Un'auto, sì, bruciate. certo, sì. Ecco, però io non ho chiamato per questo perché c'è chiamato il signore di prima.
No, io che siccome sono portatore di handicap, Sì. io sto notando che la zona di Piazza Garibaldi è senza parcheggi per gli invalidi, diciamo, senza, no, ma raramente si trovano dei parcheggi, ma anche nel viale, adesso non so come si chiama, dove c'è, come si chiama lì, dove vai a pagare. Silvana, dove vai a pagare Quale viale? Quello di Corso Teresio Borsalino? Quale sta quello? Esatto, sì, Sì. dopo l'S lunga, cioè Sì, in quel Corso Teresio viale lì Borsalino. non, sì, no, vabbè, per me non esistono, perché io, e dove esiste qualcuno già occupato, Sì. io faccio un esempio, sono andato stamattina, sì che è privato, a Lille, c'erano occupati sia per i bambini, Sì. quelle che sono per gli invalidi, ma proprio non c'è nessuno che gli frega qualcosa di queste cose qua, perché qualche giro se lo possono fare a vedere, Vabbè. invece che fare le multe camminando con la macchina e farle senza neanche scendere. Non mi sembra che Certo. sia giusto questo. Certo. Grazie, grazie Domenico, Grazie grazie. a lei anche. Grazie. Allora, naturalmente quando lei sa, almeno credo, se segue la trasmissione, che qui spesso ci sono i rappresentanti dell'amministrazione comunale alle quali sicuramente porremo questo quesito, questa domanda, come mai ci sono pochi posti per persone disabili, per il parcheggio di persone disabili intorno a Piazza Garibaldi. Io devo dire che qualcuno ne ho visto, specie in Piazza Garibaldi, nella parte verso i portici, quelli che danno verso Piazza Matteotti. Verso Piazza Marconi, scusate. Dall'altra parte devo dire che sono stata meno attenta, però naturalmente faremo presente questo problema. Poi il fatto che i parcheggi che sono destinati alle persone con disabilità vengano occupati da persone che invece non lo sono, vedi quello che ho detto prima, cioè i soliti cretini che non si preoccupano degli altri. Sentiamo chi ha telefonato. Pronto? Signora Cristiana, Ah, buongiorno. ma è un nuovo telespettatore, non l'ho mai Eh sì, sentita. È da un po' sono che uno non spettatore chiamava. nuovo, novello. È novello, è novello. Di cosa vuol Sì. parlare, Angelo? Allora, volevo parlare di due cose. Sì. La prima è che tutti gli stati più o meno sono messi come noi. Però a differenza di altri stati che hanno i problemi e li risolvono, noi invece accusiamo sempre gli altri, quelli che ci hanno preceduti. Ma signora Cristiana, allora se io mi candido Sì. perché voglio andare a sedermi su quella poltrona e poi non devo fare come hanno fatto gli altri prima di me. È inutile, tanto vale che lasciamo fare agli altri che hanno fatto i danni che vediamo e stiamo pagando. No, è giusto così oppure no? Signora Cristiana, l'abbraccio, le auguro buona giornata. Grazie, grazie Angelo, a lei. Allora, mi immagino che quello che lei dice lo dice pensando a quello che è successo ieri in Francia, ossia la caduta del governo Barnier ai guai nei quali sono adesso i francesi. Perché la cosa divertente, tra virgolette, è che quello che è successo ieri in Francia, ossia la caduta del governo, tutti l'hanno paragonata. Non c'è stato telegiornale, non c'è stato giornale oggi che non la paragonava all'Italia, ossia per dire. Ecco, anche i francesi hanno fatto cadere un governo, non accadeva dal 62, cosa come facciamo noi italiani, ma in modo molto più frequente.
Quindi io direi che se uno guarda, legge i giornali, soprattutto magari i giornali, oppure con attenzione le pagine online di informazione, si rende conto che i problemi ce li hanno tutti in questo periodo. Anche la Germania, che fino a qualche anno fa era la locomotiva d'Europa, si è sempre guardati alla Germania come un esempio di organizzazione, di precisione, eccetera, eccetera. Anche la Germania sta passando momenti molto difficili dal punto di vista non soltanto politico, ma anche economico. Anche la Cina, che come dire, è quella che dal punto di vista mondiale macina dei punti di prodotto interno lordo, però anche lì si sta iniziando ad accusare il colpo e si sta cercando un po' di evidentemente di guardare altri mercati, di guardarsi intorno, di cercare di capire che cosa fare sui famosi dazi che anche loro hanno, non soltanto l'America. Ma io direi che veramente appunto la situazione è difficile e molto preoccupante in tutto il mondo. Nelle scorse settimane ho letto una notizia che insomma sembrava passata un po' in sordina, ma che a me preoccupa molto. E ne parlavamo anche in redazione, ossia che Germania e Francia stanno facendo un censimento dei bunker ancora attivi, dei bunker che si possono mettere a posto per un'eventuale guerra. E questo è molto, molto preoccupante perché sappiamo che spesso le guerre nascono e sono nate anche per mettere un po' a posto i conti e le economie di tanti paesi e quindi cioè, non sono guerre, diciamo, sembrano guerre ideologiche, in realtà poi sono sempre guerre economiche. Quindi a me questa notizia preoccupa molto. Per quello che lei dice sul fatto che una forza politica, che sia di destra, di centro, di sinistra, va al governo dicendo: beh, noi dobbiamo far fronte ai buchi che hanno fatto gli altri prima di noi. Direi che è uno sport veramente comune a molte forze politiche, a quasi tutte, oserei dire. E io dico sempre la stessa cosa, cioè tocca un po' a noi quando andiamo a votare, visto che siamo ancora un paese in cui si va a votare, decidere forse chi è il meno peggio, oppure decidere forse chi è stato più coerente. Lascio un punto interrogativo perché sinceramente, ovviamente non saprei neanch'io cosa rispondere, almeno dal punto di vista pubblico. Ecco, quindi è un po' uno sport che riguarda tutte le forze politiche in campo. Allora, come sempre nel nostro spazio di filo diretto, tra poco ci sarà l'aggiornamento con i principali titoli, le principali notizie che poi vedrete e sentirete nel nostro telegiornale delle 12:30, una brevissima pausa pubblicitaria e poi ritorneremo subito dopo con voi, con le vostre telefonate in diretta, con gli argomenti che volete trattare, 0131 23 10 92. In questi giorni, in queste ore, anzi soprattutto, si sta, come diceva il nostro telespettatore, parlando molto di quello che è successo in Francia, proprio perché non avveniva da decenni e decenni che cadesse un governo. E quello che è per certi versi interessante è vedere come chi ha contribuito a far cadere il governo sono due forze politiche che sono teoricamente agli antipodi. Da una parte c'è Mélenchon, che viene considerata l'estrema sinistra, dall'altra c'è Le Pen, che è l'estrema destra. Entrambi hanno fatto sì, hanno tolto la fiducia al governo francese. Ci sono molti punti, fra l'altro, che uniscono i desiderata di questi politici che potrebbero sembrare così lontani l'uno dall'altro. Allora, sentiamo intanto chi ha chiamato, le chiedo di fare la domanda velocemente perché poi facciamo il collegamento con il TG. Pronto, come si chiama? Buongiorno, Mi chiamo Piero e dica rifarò Piero. sempre quello che ha detto lei. Ormai andiamo a votare per quello che pensiamo che sia il meglio. Io ho sempre votato a sinistra, adesso vedo che votiamo a sinistra, poi
Quindi quando cambia la giacchetta non c'è più rispetto per nessuno. Questi politici italiani, sono così solo. Noi italiani, come lavoro, siamo i primi del mondo, perché io ho lavorato all'estero anche, eccetera, e siamo i primi del mondo. Però come politici siamo gli ultimi dietro gli ultimi. Ecco, solo quello volevo dire, perché abbiamo visto nel nostro comune, uno si disfa, sposta la poltrona, senza rispetto di chi le ha dato il ruoto a uno e all'altro. Ecco, quello è il fatto. Grazie di averci chiamato. Io adesso do la linea al telegiornale e poi dirò la mia, visto che sono chiamata a questo durante questa trasmissione. Allora, a te Alessandra Della Cà. Grazie Cristiana, tra poco nel nostro telegiornale torneremo ad occuparci di Ex Ilva. Ieri c'è stato un altro tavolo di crisi, di confronto per quanto riguarda il futuro occupazionale e di vendita legato al colosso siderurgico italiano. La data è stata definita, slitta tutto al 10 gennaio, questo per quanto riguarda le offerte, insomma, vincolanti per la procedura appunto di vendita e poi appunto le varie richieste. Unanime e auspicabile la richiesta appunto da parte dei sindacati e delle varie realtà amministrative di non spacchettare tutto il caso Ex Ilva. Poi invece per la cronaca ad Alessandria, perché ci sono stati nuovi atti vandalici, questa volta ha preso di mira il quartiere Cristo. Nella notte sono stati bruciati dei bidoni della spazzatura, anche un'automobile. E poi ci occuperemo di consumo del suolo in Piemonte, consumo del suolo che non si arresta, è necessario un cambiamento di rotta e una nuova legge sugli insediamenti logistici. Parleremo poi del mondo dell'agricoltura, del bilancio di fine anno della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. C'è stata riunione di fine anno ad Alessandria, l'associazione di categoria ha tracciato tutto quello che è successo appunto in questo 2024, difficoltà del comparto legate al cambiamento climatico e poi le richieste all'assessore regionale all'agricoltura Bongioanni. Questo ed altro a tra poco. Allora, siamo di nuovo in diretta, 0131 23 10 92, avete sentito quello di cui parleremo nel nostro telegiornale delle 12.30, tanta cronaca, tanti argomenti interessanti come sempre. Allora, rispetto a quello che, naturalmente chiamateci, abbiamo ancora 5 minuti per stare insieme, 5-6 minuti, quello che diceva il nostro spettatore che ha telefonato poco prima del collegamento con il nostro telegiornale. E sono d'accordo con lei, nel senso che io personalmente sono convinta che bisognerebbe vietare il cambio di partito, nel senso in corsa, cioè se uno è stato eletto con un partito X, se nel corso di quella legislatura decide di cambiare casacca non può farlo. Si dimette e nella prossima tornata elettorale si presenterà con il partito che pensa che rappresenti meglio le sue istanze, perché giustamente, come dice lei, l'elettore si sente tradito, perché se io voto per una determinata forza politica poi non voglio che questa faccia un passaggio prima nel gruppo misto, come fanno spesso in tanti, e poi salti magari sul carro del vincitore. Per quanto riguarda la sinistra, guardi, veramente è un problema di tutto il mondo, no? C'è stato un periodo negli anni 90 che gran parte del mondo andava, diciamo, a sinistra con vari governi, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, alla Francia, alla Spagna, all'Italia, adesso vanno tutti a destra. E credo, insomma, sto dicendo una cosa molto ovvia, ma se uno pensa che in Francia, così come è accaduto negli anni 90 in Italia, le zone dove c'erano gli operai e dove gli operai votavano sempre a sinistra sono diventate feudo della destra, Le Pen ha, adesso non mi ricordo come si chiama, però c'è una zona della Francia dove Le Pen ha preso una marea di voti ed è una zona operaia che ha sempre votato a sinistra, questo già da alcuni anni, lo stesso potremmo dire dell'Italia. Quindi la sinistra dovrebbe farsi delle domande molto serie, dovrebbe fare un'autocritica molto profonda e decidere da che parte stare, anche perché per esempio vediamo che al Parlamento europeo il Partito Democratico, ad esempio, ha votato insieme a Giorgia Meloni, quindi molte persone possono dire trovarsi un po' così fuori rotta, ecco, mettiamola in questo modo.
Allora, sentiamo chi altro ci ha chiamato. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Non so se sia, forse si è addormentato mentre stavo parlando perché ero troppo noiosa. Allora, se vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata o se gentilmente chi ci ha chiamato vuole rifarlo. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0131 23 10 92. Sento... Pronto? Pronto, mi sente? Io mi sento. Quindi se... Sì, dica. Signora, ma è inutile che parliamo. Questo è un paese allo sbando. Ma come si chiama lei, scusi? Io mi chiamo Antonio, telefono da Torino. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Volevo dire che non serve a niente. Tanto il cittadino è un pollo da sfornare. Sono solo capace a mettere tasse e a far niente. Avevamo 1000 persone che dovevano votare un Presidente della Repubblica e non sono riusciti a votarlo. Cosa vogliamo? Ho capito Antonio. Va bene, grazie, grazie mille. Ecco, queste sono le telefonate, credo che dovrebbero sentirle anche i politici, ma credo che ne abbiano piena consapevolezza. Di come le persone sono molto sfiduciate e quindi questo è la spiegazione di quell'alta percentuale di persone che non vanno a votare. Sono tantissime, lo stiamo dicendo da alcuni anni, il partito dell'astensionismo diventa sempre più grande proprio perché le persone non hanno più fiducia nella politica. Se non si ha più fiducia nella politica, cioè quelli che noi teoricamente votiamo per andare a governare questo paese, che dobbiamo fare? Allora, sentiamo chi altro ci ha chiamato, pronto? Pronto, sono Walter, salve. Buongiorno Walter, dica. Volevo dire una cosa, sì. Io, va bene, sempre tutto, ok, va bene tutto, però lei mi dice che in Europa si è spaccato il PD per Fitto, ok, ma Fitto non è un estremista, non penso che sia un estremista, viene dall'ex PC, sì. Ed è una persona intelligente, una persona che secondo me alla pari di tanta gente, anche intelligente, certo. Che dice PNR, siamo qui. Secondo luogo, la Meloni è fascista, ok, però è nel mirino di questi qua, 14 che hanno preso ieri, mi sembra, e lei era nel mirino per un attentato. Quindi non penso che sia fascista, i fascisti volevano ammazzare la Meloni, da come ho capito, che è un attentato a favore, contro la Meloni. Quindi, nel mondo la Meloni è vista molto bene. Come parlo, io vedo in giro che ho visto i vari congressi, i vari incontri bilaterali. Beh, il Presidente della Repubblica Italiana, no, è il Presidente del Consiglio, ne certo. Tutti bene, ne parlo certo. Tutti bene, anche i capi di Stato, lo vedo anche lei, penso, no? Sta facendo quello, nel Patto Atlantico c'è rimasta e penso che l'Italia non può uscire dal Patto Atlantico, se no siamo rovinati, se usciamo dalla NATO noi siamo rovinati. Lei ha detto che l'Ucraina ha sempre votato a favore. Per aiutarla ed è coerente, ha votato sempre a favore dell'Ucraina prima, dopo e adesso. Per quanto riguarda la NATO, lei ci crede, ed è, non possiamo uscire dalla NATO, sennò siamo rovinati. Io non so se... Sono d'accordo con lei. Quindi non penso che sia un estremista, una che viene presa di mira dagli estremisti di destra per farla saltare per aria. Io non credo. Io, per me Giorgia Meloni è una grande donna, a parte donna, vabbè. Però è una persona che è coerente nelle sue idee, lei non ha mai detto che aiuta l'Ucraina, è giusto aiutarla perché è un paese europeo, è giusto che sia così, se no davvero mettiamo a repentaglio tante cose. Va bene, grazie Walter, grazie mille per averci chiamato. Sono d'accordo anch'io che Giorgia Meloni è una donna intelligente, capace, una donna tosta, come si direbbe in linguaggio un po' così. Di tutti i giorni, non sono d'accordo che sia molto coerente perché se stiamo a guardare alcune dichiarazioni che ha fatto alcuni anni fa o prima di diventare Presidente del Consiglio erano esattamente contrarie a quelle che dice adesso su tante cose, dalle tasse all'immigrazione, tantissime cose, non sto a dirle perché. Mi riferivo al fatto che il PD, diciamo, secondo me, ha votato appunto insieme a Giorgia Meloni per quanto riguarda il governo Ursula von der Leyen, su questo mi riferivo. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, grazie, ora vi lascio al telegiornale, Filo Diretto torna domani, arrivederci.